prodotto che lanciate al fuorisalone? Sì, Gocce, credo che già il nome possa così dare un'immagine di quello che è voluto essere la presentazione di questo prodotto, un prodotto che è disegnato dallo studio Kravitz, noto forse più per Lenny Kravitz, per il mood musicale piuttosto che per quello artistico, ma comunque un'espressione di arte in ogni caso, quindi chi riesce a comunicare con la musica probabilmente riesce a comunicare anche con il design. Diciamo che ci ispiriamo sul rock quest'anno. In ogni caso dico, non perdiamo la classicità dell'azienda, che comunque ha una storia che ormai è sicuramente trentennale, direi. Quindi, e da questo incontro è appunto scaturito Gocce. Gocce che di fatto è un prodotto che a me piace particolarmente perché rievoca un po' uno stile che avevamo già conosciuto intorno agli anni 2000 con un progetto che si chiamava Progetto del 14. Questo praticamente è un po' il completamento, se vogliamo, o comunque la nuova edizione di quel prodotto. Parliamo di colori matte, lucidi, forme tridimensionali che danno comunque di volta in volta, in funzione di quelle che sono le applicazioni di illuminazione, danno un risalto particolare, quindi una dinamica in quello che è l'ambiente. Ricordo che abbiamo una tecnologia che ci consente di produrre lastre di grandi dimensioni, 1 metro per 3, che quindi possono essere impiegate sia sulla parte residenziale che sulla parte conta. Questo è un progetto, lo potrete poi ammirare, insomma, è decisamente tagliato più sulla parte conta, cioè voglio dire, io immagino delle grandi lobby, insomma, con questi arredamenti, ma anche poi nei piccoli spazi ci sono alcune forme che si possono adattare bene in bagni, insomma, quindi possono essere collocate un po' trasversalmente su tutti quelli che sono i canali per l'impiego di un prodotto ceramico. E ancora una volta Gocce per me è l'esaltazione della ceramica, nel senso che si percepisce notevolmente l'aspetto materico proprio per questi contrasti di luci e ombre che si trovano. I prodotti che stiamo realizzando sono con materiali riciclati, insomma stiamo cercando di fare di tutto anche per quello che è il minimo impatto per una produzione industriale. Non ci siamo fermati nemmeno in questo, siamo andati avanti con un prodotto che è antibatterico, quindi abbiamo studiato insieme a Microban una formulazione di impasti che ci consente di contenere, anzi non far rigenerare i batteri, quindi questo secondo me è anche questa innovazione importante per l'uso domestico per esempio, o comunque per quegli impieghi che sono dagli ospedali alle farmacie ai negozi alimentari, perché comunque garantisce un livello di protezione verso i batteri importante, notevole.